Parliamo del grande freddo americano. In internet rimbalzava questa battuta: New York o Antartide? In effetti, con le temperature che si sono registrate in città come New York, Philadelphia, Baltimora, Atlanta, si può parlare di una vera e propria ondata di gelo, alla quale però si sono aggiunte anche inevitabilmente delle fantasie popolari, record e in qualche caso anche qualche balla. Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR. Allora, questi meno 50 di cui si è parlato sono reali o esagerati? Beh, innanzitutto si tratta di una temperatura percepita, ovvero una stima che viene fatta che non ha nulla, o meglio, ha un diretto ovviamente contatto con la temperatura reale, quella misurata dagli strumenti, ma viene in qualche maniera aumentata della capacità del vento di portare via calore e soprattutto dagli esseri viventi, sia umani che animali ovviamente. Quindi questi numeri che sentiamo molto spesso in maniera roboante anche essere rilanciati dai media, in realtà non si riferiscono alle temperature misurate dai sensori, quindi un'osservazione oggettiva, ma un qualche cosa che viene in qualche maniera incrementato per dare un effetto come se ci trovassimo in una condizione di assenza di vento a quella temperatura. Valerio Rossi Albertini, buongiorno, bentornato. Stiamo assistendo davvero ad un fenomeno eccezionale. È un freddo che effettivamente supera le nostre aspettative, a cui non siamo abituati, ma non si parlava di surriscaldamento globale. Lei è un fisico del CNR. Io di solito uso una metafora per far capire questo concetto, che in realtà è abbastanza semplice, però messo in questi termini può trarre in inganno. Noi sappiamo che ci sono, per fare il parallelo, delle economie nei paesi che stanno crescendo molto rapidamente. Aumenta il PIL. Con il PIL circola più denaro, nonostante questo aumentano le disparità. I ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Fuori di metafora, la stessa cosa avviene nel clima. Più soldi significa più calore in circolazione, ma questo non significa necessariamente che tutto il calore vada distribuito uniformemente. Ci saranno posti che diventano più caldi ed altri posti che a causa di questo riscaldamento diventano più freddi. Come mai? Prendiamo il caso classico della corrente del Golfo, che tutti quanti conoscono. Parte dal Golfo del Messico, arriva in Scandinavia, arriva in Inghilterra e tempera quei climi freddi. Se immaginiamo che ci sia una corrente calda che interferisce con la corrente del Golfo all'interno dell'oceano e la sposta, la corrente calda va da un'altra parte e in Inghilterra si muore di freddo. Il gelo record degli Stati Uniti ha diviso gli esperti sul clima. Allora, colleghiamoci con New York, cerchiamo di capire qual è la situazione e chiediamo aiuto a Massimo Gaggi del Corriere della Sera, al quale non do il buongiorno perché siamo in piena notte newyorkese. Allora, Massimo, grazie per essere con noi. Welcome. Quanto registra oggi questo termometro nelle strade di New York? Oggi fa un caldo quasi primaverile, si potrebbe girare in camicia se non fosse che piove. Proprio, perfetto. È passato da meno 14 in questo momento, che è quasi luna di notte, sono più 14. Quindi, a New Orleans, dove l'altro giorno faceva più freddo che Anchorage, e già adesso sono 22 gradi. Ma in questi giorni come ti sei attrezzato? Ma non era poi una situazione così tragica, onestamente. Questo è un periodo dell'anno in cui noi spesso andiamo a seguire il forum di Davos e fa molto più freddo che qua. Certo, meno 14 sono un problema in una città come questa, soprattutto per problemi sociali, per i senza tetto, per organizzare i servizi pubblici. Per noi onestamente è un buon keyway cercare di ridurre il tempo che si passa all'aperto. Prima di arrivare anche a parlare dei disagi e come sono stati affrontati, rimaniamo un attimo sulle temperature, perché adesso ci sta dicendo una cosa che ci sorprende molto, visto che abbiamo parlato di temperature fredde eccezionali. Adesso tu ci dici che stiamo a più 14, che temperature ci sono allora a Baltimora, ad Atlanta, a Filadelfia, insomma ad altre città negli Stati Uniti? Beh, due giorni fa, come sapete, questo vortice polare, questa anomalia si è ritirata e quindi le temperature sono tornate non solo a essere quelle normali, ma addirittura in questi giorni sono superiori alla media, anche perché adesso si è instaurato un clima umido, piovoso, quindi per alcuni giorni
La situazione sarà diversa. Io domani devo andare a Detroit per il salone dell'auto. Normalmente a Non ti gennaio credo. con Confedogane, ho visto che troverò temperature anche lì non calde come queste qui di New York, ma ampiamente superiori allo zero. Vabbè, comunque la metropolitana a Detroit ha anche le stufette sotto le pensiline, per cui tutto sommato abbastanza salvo lì al Cobo Center. Molte televisioni americane, soprattutto le reti conservatrici, hanno mostrato scienziati con alle spalle immagini degli Stati Uniti ibernati e quindi è partita la teoria complottarda, il partito dei negazionisti del surriscaldamento globale è sotto accusa perché per molti sarebbero finanziati dagli industriali. A chi credono gli americani? Ma gli americani sono abbastanza scettici su queste questioni meteorologiche perché sono abituati a vivere in un paese molto, molto vasto che fino adesso gli ha consentito in qualche modo di abusare un po' della natura senza danni eccessivi. È un paese un po' meno vulnerabile dell'Europa e quindi se la sono sempre presa abbastanza comoda. Devo dire che un cambiamento forte è stato, più che questa ondata di freddo polare di quest'anno, l'uragano dell'anno scorso, Sandy, perché lì, quando si è vista mezza New York sott'acqua, si è cominciato a capire che forse c'è qualcosa di più grosso, che una semplice polemica o un dibattito sulla credibilità dei rapporti dell'ONU sul clima. Grazie Sì, Davide, è vero torniamo che un attimo adesso in si studio. è rianimata la polemica, come è abbastanza fisiologico che avvenga in questi casi. Un'ondata di freddo eccezionale porta soprattutto organi di stampa conservatori, polemisti, gli anchor di destra, delle radio di destra, tipo Rush Limbaugh o Donald Trump, Sì, sicuramente ha fatto. appunto, Gaggi, ti fermo un attimo perché tornando in studio a questo proposito vorrei Lo hai chiedere gelato? il gelato, No, piace dico lo sempre. hai gelato. Sì, va bene. Rossi Albertini, si fa tanta fatica ad accettare il cambiamento climatico, eppure è anche un dato scientifico acquisito. Sì, è un dato scientifico acquisito anche perché adesso c'è stata una novità rispetto al passato. Gli scienziati concordavano abbastanza, a parte un plotoncino, come dicevamo, di negazionisti, sul fatto che i cambiamenti climatici siano degli effetti reali in corso. Però quest'anno si è riunito il comitato che è stato istituito dall'ONU a questo scopo, che è costituito da scienziati esperti in discipline molto differenti, sempre relative al clima, che hanno sentenziato solennemente, inappellabilmente, che i cambiamenti climatici sono effettivamente non solo in atto, ma stanno esprimendo la loro virulenza già adesso. L'uragano Sandy che abbiamo sentito, questo freddo eccezionale. Tu dicevi giustamente, ma come? Ha fatto freddo fino a ieri e oggi fa caldo. È proprio questo, questa è la cifra, questo è il carattere distintivo dei cambiamenti climatici. L'estrema variabilità, andiamo da un estremo all'altro, perché i cambiamenti climatici producono fenomeni estremi. Però parliamo di questi estremi, Pasqui. Allora, qualche palla sull'eccezionale freddo americano probabilmente c'è stata, tra temperatura reale e temperatura percepita, che è poi sempre lì che si gioca, la partita, però anche qualche record, qualche dato oggettivo eccezionale, oppure qualche sciocchezza legata alla saggezza popolare. Beh, diciamo una delle caratteristiche di questa ondata di freddo negli Stati Uniti è stata in realtà l'impeto con cui si è presentata, la velocità con cui questa massa d'aria proveniente dalle regioni subpolari ha invaso gli Stati Uniti e questo ha determinato naturalmente un effetto che poi l'adattamento, la preparazione diventa molto più difficile, però ad esempio non sono caduti record per le temperature minime, c'è stata una vasta area coperta dalla neve, ma anche come quantitativi di neve in realtà sono stati molto modesti. Parlando di record, diciamo, tanto per dare delle idee, prima dicevamo dei numeri, nel nostro paese, nelle città naturalmente, nelle zone abitate, un record è quello per esempio che è stato registrato nell'85 a Firenze, quando è stata registrata la temperatura di meno 23 gradi, circa 20, meno 23 gradi. Un po' Tanta tutti roba. noi, tanta roba, un po' tutti noi ce la ricordiamo quell'ondata lì di neve, dove arrivò la neve anche a Roma, naturalmente, però diciamo, siamo lontani dalle temperature che abbiamo visto intorno ai 30 gradi, ai 30 gradi sotto zero che sono state registrate in questa situazione.
piaceva commentare una delle sciocchezze che si sentono in questi giorni per quanto riguarda l'arrivo di una nuova nevicata a Roma intorno alla metà di questo mese. Sulle previsioni naturalmente si può giocare un po' di più, ma in questo caso è veramente una, diciamo, una costruzione di fantasia. Palla? Ma voglio essere, come dire, in qualche maniera, cioè non pensare che sia stata creata d'arte per motivi così di audience. Perché la scorsa settimana alcuni modelli meteorologici naturalmente davano delle possibili discese di aria più fredda per la settimana prossima. In realtà poi dopo era uno scenario che è stato completamente rimangiato dai modelli. Poi ne sentiremo da parte del colonnello Laurenzi se cosa ne pensa a questo proposito. Valerio, alcuni giornali australiani hanno lanciato allarmi di questo tipo. Entro il 2100 le temperature saliranno di 4 gradi e la Terra diventerà un pianeta torrido. Sono scenari apocalittici? Sì, sono scenari apocalittici, ma le previsioni noi sappiamo che sono già difficili per farle per dopodomani, figuriamoci a 100 anni. Certo che questa è una tendenza, il riscaldamento è un effetto reale che si sta percependo. Se noi estrapoliamo, cioè se noi guardiamo immaginando che questa progressione si mantenga costante, allora si potrebbe arrivare a questo successo. Dovremmo adoperarci proprio in questo senso. Le politiche mondiali adesso sono orientate alla riduzione. In Italia, ad esempio, noi siamo tra i paesi più virtuosi in questo senso perché abbiamo promosso una politica di conversione energetica a fonti poco inquinanti e soprattutto che hanno un basso impatto ambientale. Grazie per essere stati con noi, copritevi adesso perché fuori funziona. Vorrei salutare calorosamente Gaggi, visto che prima l'ho gelato all'improvviso. Buonanotte. Scusate, dai, su.